quando bisogna andare a intervistare Felice Milani bisogna armarsi di sedia, perché lui si arma di prosecco. Ecco qui, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Oh, buongiorno carissimo, come vai? Io sto bene, tu quest'anno non hai portato la mortadella tartufata. Ma ti voglio spiegare una cosa, sono molto deluso di me stesso perché ho fatto 4 fiere e mi sono dimenticato, siccome va fatta su ordinazione la mortadella e non sono arrivato in tempo. Però è maledizione, però mi sono accontentato che a fianco a me ci sono qua una società, che non ti dico il nome perché non voglio fare pubblicità, che fa delle tartine che sono stupende e me ne sono approfittato e tutte le ha mangiate. Abbiamo appena assaggiato. Le abbiamo appena assaggiate, è veramente buona. Amici, questo signore qui è Felice Milani, è il deus ex machina del vending in Italia, è uno dei produttori di palette più dinamici e simpatici al mondo, non solo in Italia. Ed è uno che non pensa a fare il venditore, pensa a dialogare con la gente, perché dialogando poi si vendono tante palattine. Ma io, diciamo, dialogando, ridendo e scherzando, adesso per Natale ho firmato tutti gli auguri di buon anno e mi sono accorto che ho mandato via in 44 nazioni al mondo gli auguri di Natale. Ero felicissimo, il più bel regalo me lo sono fatto me stesso, vedendo a chi ho mandato gli auguri. Non è poco, 44 nazioni al mondo, No, sono tanti, sono decisamente tanti. E poi riesco anche con la mia, non so, simpatia, per la mia sfacciataggine, riesco a vendere tutto il mondo. Questi due signori non sono concorrenti miei, ma vendono in Francia, producono dove? In Bulgaria, no? La produzione che tu hai della fabbrica? No. The production is in Netherlands, yeah, mainly in Netherlands and in Bulgaria too. Fanno bicchieri, non sono concorrenti, però vendono e producono bicchieri, sono degli amici da tanti anni. Quando ci troviamo ci diamo la mano e ci salutiamo, gli offro il prosecchino che quest'anno si è volatizzato. Si è volatilizzato come al solito. Ecco, questi sono gli articoli che produce la società di Felice Milani, che si chiama Nisi SRL. La Nisi è, direi, una delle più antiche fabbriche di produzione di palette. Tu peraltro non ti sei fermato alla plastica, perché ti sei evoluto, hai fatto evolvere il mercato, hai fatto sì da inventare di nuovi formati, sei andato a prendere in considerazione il legno e così via. No, ma una cosa che invece ci credo e penso che mi darà qualche successo è che purtroppo con la 90 siamo tutti allo stesso livello, è la guerra dei poveri. 90 sta per altezza 90 mm. E io vado oltre oggi, ho la 125. Non è la cilindrata, sono sempre 125 mm. Non era la Vespa che avevo quando avevo 20 anni. Ecco, bravo. Ecco, e la 125, la 115 e la 105 automatica, perché oggi tutti vogliono il grande beverone e gli devi dare questo. Il perché? Ti vado a spiegare. Io mi è capitato l'altra sera al ristorante, no? Noi dobbiamo cambiare nel caffè ristretto all'italiana, perché ero al ristorante e noi di una certa età abbiamo bevuto il caffè, i giovani non bevono più caffè. Dobbiamo dare qualche stimolo che loro vanno a prendere qualcosa di nuovo, un caffè lungo, un caffè, cioè, perché essendo lavorando col caffè ristretto, perché la guerra dei poveri? Sì, nel produrre la palettina, né dando il caffè. E il caffè, siccome c'è la guerra, continuamente vanno a abbassare quello che è la qualità del prodotto. È un problema che purtroppo da alcuni anni stanno subendo passivamente tutti i player della torrefazione, del mondo delle torrefazioni. No, però a lungo andare il problema è molto semplice. Tu compri Nestlé, per fare un nome, no? Che non è, ecco, però trovi quello che a 10 centesimi gli fa il clone e quello va. Però ne trovo un altro che fa un altro 10 centesimi e va. E arrivo al punto che dopo non guadagna più niente e buttano dentro tutte i prodotti che non sono all'altezza del nome e della qualità che loro hanno voluto imitare.
Perché uno compra un estè, poi allora lascia perdere, compra un estè, se non ce lo vuoi non berlo, fai con la cucuma. È vero o no? Ecco, finito il discorso. Ragazzi, e poi adesso il problema che abbiamo, ed è importante in Francia, che stanno mettendo che non si potrà più nel vending usare la plastica. Tu ne sai qualcosa, eh? Il vending in Francia, la plastique, c'est caput. Sì, c'est vrai. Sì, ma il la fa una lei, no? Che il vai. Allora sì, sto andando avanti con delle palettine, di legno. Ma palettine di legno, cioè, è un bel prodotto. Presto uscirò anche con una 105 automatica in legno. Farò la paletta incartata in legno, con carta degradabile, perché il problema è che tutti si riempiono la bocca di biodegradabile, giusto? Però la parola giusta è degradabile, e che nessuno la pronuncia, esatto. Che è la cosa più importante. Esatto. Ascolta, ti posso dire che tu mi stai sfruttando. No, allora, la fonte di informazione che ho qui alla mia destra è fondamentale, perché attraverso lui poi veniamo a sapere un po' di notizie che viceversa le aziende non comunicano, e allora tanto di guadagnato. Noi nel frattempo ve le stiamo comunicando praticamente in tempo reale. Successivamente, appena tu sarai pronto con le palette in legno da 90, da 105, ce l'abbiamo, siamo già pronti. Chiedo scusa, da 105. Okay. E dopo non lo so, è Mario che sta gestendo, mio nipote, che sta gestendo un po' la storia delle palettine, perché lui è un grosso tecnico in materia, no? Ecco, sa come muoversi, sa come gestire la cosa. Vediamo andando avanti cosa si può fare. Bene, e allora io mi attendo tue notizie per poterle divulgare attraverso vendingnews.it, il sito di informazione del vending italiano più consultato del mondo. È la verità, ho visto il grafico. Grazie, grazie Felice, cortesissimo come sempre, ti lascio al prosecco agli amici che sono qui, francesi se ho ben capito, e noi nel frattempo proseguiamo ad altro stand per documentarvi con telecamera e microfono di tutte le altre novità presentate in questa edizione speciale 2015 di Venditalia. Yeah.